al cielo lo vedrai. Perché nel cielo il sole brilla ogni mattina e la speranza nel tuo cuore resterà. Senti, perché vuoi metterti fra me e Patty? A te non piaceva Antonella? Ormai non più, Antonella, te la regalo. Mi piace Patty ora, Gonza. Non ti permettere, ragazze, attenta a quello che dici. Voi state sentendo quello che sento io? Sì. È brava Patty, eh? Alla fine è riuscita dove non sei mai riuscita tu. I due fratelli sono caduti entrambi ai suoi piedi. Hai basta, sentito? Ragazze, smettetela, non litigate, per me basta. No, Patty, stanne fuori. Questa è una faccenda fra me e mio fratello. A lui sono sempre piaciute le ragazze che piacciono ma a me. Ma che stai dicendo? Sì. Non è vero, Patty, non ascoltare. Sempre avuto la meglio. Può anche darsi, ma stavolta non te la darò vinta, basta, mi hai capito? Ragazzi, non hai nessuna speranza, Fabio, lo capisci? Non voglio vedervi, non chiamarmi babè. Basta! Mai più, capito? No, io me ne vado, ragazzi. Guarda cosa ti sei messo in testa. No! Patty! Patty, aspetta! Patty, ragazzi, aspettatemi! Io non posso credere che quei due stiano litigando per Patty la provincialotta. Questo è too much, too much. È brava Patty. Perché dici che crescerai mia figlia? Perché lo dici? Sai molto bene perché te lo dico. O no? No, non lo so, non so a cosa ti riferisci. Allora non ne ho idea. Te lo ripeto io. Se continuerai a fare quello che stai facendo, perderai prestissimo Patty. Perciò non dimenticarti quello che ti ho detto e pensa molto bene a quello che dirai a Leandro. Eccolo! Ah no, devo andare di là. Grazie per essere venuta, Carmen. Di nulla. Finalmente potremo parlare. È stato perfetto. Sì, sì, tutto bene, ragazzi, tutto bene. È venuto alla perfezione, ma non voglio più continuare, basta. Perché, Patty? Sei stata perfetta, perché no? Perché no? Ma, Patty, vedi, è per Antonella. Una volta sola non basta, se vogliamo darle una lezione. Dobbiamo continuare fino in fondo, sempre. Sì, ma la lezione gliel'abbiamo data. Io voglio chiudere questa storia, punto e basta, è sufficiente. No, Patty, Patty, questo è solo l'inizio, non possiamo smettere ora. Permesso? Vieni pure, Giusy. Complimenti, ragazzi, siete stati davvero due grandi attori, eh? Credo che a Tontonella sia venuta l'orticaria dalla rabbia. Avanti così, ragazzi, eh? È quello che stavo dicendo a Patty. Sì, soltanto che non vuole più continuare. Perché? Senti, Patty, Antonella mi ha preso in giro, ti prego, tu devi aiutarmi. Ecco, vedila in questa maniera, Patty. Pensa che questa cosa non la stai facendo per punire Antonella, ma per aiutare Bruno. Aiutami, Patty, per favore, dai. Oh, ecco, hai visto, Patty? Hai visto che diva? Hai visto com'è? Una diva no, Antonella, però sarai d'accordo che ha sorpreso tutti. Senti, Mattias, è tutto molto strano. È strano che Bruno e Gonzalo stiano litigando a causa di Patty, no? E perché no, scusa? Perché non potrebbe piacere? Ma no! Senti, io perché sono cotto di te, ma se no, chi ti dice che... Chi ti dice cosa? Mattias, vorresti dirmi che... Tu potresti anche innamorarti di Patty? No, no, tu non potresti mai innamorarti di Patty. E quindi vuole trovare suo nipote Chicco? Sì. Sì, ci ho riflettuto, meditato e ho deciso che non voglio passare il resto della vita con questo peso sulla coscienza. Quale peso, scusi? Beh, il peso di non averlo cercato. Magari aveva bisogno di qualcosa o ha attraversato, che ne so, delle difficoltà o vive nell'indigenza. Oh, poverino, mi dispiacerebbe. O chissà, al contrario, magari la vita gli ha sorriso, ha avuto fortuna e io voglio essere orgogliosa di lui. La cosa che penso è che lui ormai sarà già diventato un uomo. Un uomo... giovane, ma maturo. Me l'immagino prestante, alto, come Leandro, come mio figlio. Così forte, così robusto. Sì, me lo immagino così. E sai una cosa? Io sono la sua madrina. Ah, davvero? Sì, sì, sono la sua madrina. Perché vedi, mia sorella, la mia povera sorella, era la madrina di Leandro e io la madrina di Chicco. Mi ricordo quanto era carino.
così dolce e innocente il giorno del battesimo. Ah, chissà cosa ne sarà stato di lui. Dove sarà? Dove sarà? Ah, Emilia, devi aiutarmi, per favore, ti prego. Perché non so, qualcosa mi dice, ho come il presentimento che tu potrai aiutarmi a trovare il mio nipotino. Penso che ci dovevamo questo chiarimento. Ma se lo dici tu. No, se lo dici tu. Per lei. Sei stata tu a venirmi a raccontare quello che hai raccontato. E io ti ho chiesto una spiegazione. Va bene così, grazie, per favore. Ti ho chiesto una spiegazione. Grazie. Carmen, ciao. Puoi darmi retta? Sì. Ti ho chiesto una spiegazione e non me l'hai data. Devi spiegarmi cos'è successo, perché hai lanciato quell'accusa, perché? Beh, in realtà il motivo per cui sono qui è proprio questo. Per spiegarti che io in realtà non posso provare niente di quello che ho detto su Bianca. Ah, no. Non puoi. No, non so perché ti ho detto quello che ti ho detto. Non so perché l'ho fatto. Eppure davvero sembravi molto sicura quando ne hai parlato. Può anche darsi, ma non ero sicura, no. È stato una specie di impulso che ho avuto e io volevo solo aiutarti. Carmen, non è una sciocchezza quello che hai detto. Io pensavo fosse una cosa più fondata, una cosa... Ti chiedo perdono, scusami, non saprei che altro dire, Leandro, basta. Io credo, Carmen, io ti chiedo per favore di non essere più così impulsiva. Tu hai lanciato un'accusa molto grave. Se volevi dirmi qualcosa, me lo dovresti dire. Beh, mi dispiace, ti chiedo ancora scusa. Perdonami, non posso dire altro. Perdonami. Assolutamente no! Non permetterò a quell'impiastro di Patti di rubarmi il trono, ok? No. No, però Antonella, hai perso la scommessa, accettalo. No, ascolta, perché, vedi, di fatto Gonzalo e Bruno per lei hanno litigato. Dici davvero? No! Si era stata la faccia da provincialotta di Patti, no? Povera, che pena. Ok, ragazze, io a questo non ci credo e mai, mai riuscirò a crederci, ok? Mai. Mai. Ragazze, alla fine ho capito che era sbagliato e così ho chiesto a Bruno e Gonzalo di smettere di litigare per me, perché non ha alcun senso. Non ha senso, no, certo. Ma se gli piaci, mia cara, non puoi farci niente. Non è mica colpa tua se Bruno e Gonzalo si sono entrambi perdutamente innamorati di te, giusto? Certo, Giusy ha ragione. Se piace a tutte e due, cosa puoi farci? Così è la vita, Patti. Sta tranquilla, non ti preoccupare. Ma io dico, non è un po' strano che tutte e due si siano innamorati di te? Bah, a me sembra incredibile. Sì, è strano. Sì, stranissimo, così all'improvviso. Ah, un attimo, scusate, ragazzi, sì, un momento. Sì, vai. Vuoi più zucchero? Per me sì. Basta. Ah, certo che sono qui. Voglio che tu scopra subito se è vera o no questa storia di Patti. Non posso proprio credere che Bruno e Gonzalo stiano litigando per quella sempliciotta. Ora non posso parlare, Antonella. Aspetta, dammi solo un attimo. E ragazze, vi dispiace se uso il bagno? No, no, vero? Vai, grazie. Pure. Ragazze, non volete che parli davanti a Caterina, vero? Hai capito? Sì, perché non siamo ancora sicure che stia dalla nostra parte. Quindi per ora dobbiamo metterla alla prova. Ah, Bianca, Carmen è diventata Bianca. Come dici, cara? Che è diventata Bianca per lo spavento. Per me non è stato facile, ma lei è rimasta di sassa. Che idea geniale, sono un genio. Si prende anche il merito. Che dici? Dico che qui l'unica che ha idee intelligenti sono io, tesoro mio. Tu non pensi mai a niente? No, non dire così. Questa donna è la più bella e intelligente di tutto il mondo. Intelligente? Fammi il favore, Paolo, non farmi ridere. Ma se i suoi neuroni stanno sempre in vacanza. Ma parli dei miei neuroni, e dove sono andati in vacanza? Vedi che non è in grado di pensare, non pensa. Ma non mi serve pensare, io non penso perché non ho alcun bisogno di pensare. Io so quello che devo fare, ho una missione, quella potete di salvare. Potete smetterla a fare silenzio per un attimo e aiutarmi, se non chiedo troppo? Sì, Andrei, che bisogno? Niente, mi serve un'idea geniale, qualcosa, visto che non mi riesce niente ultimamente. Mi serve qualcosa. Sì, su questo Andrés ha ragione. Ma qual è il problema? Non lo so. Evidentemente il problema sono io, perché le telenovelas non funzionano. Ora cosa mi succede? Perché deve essere un destino tragico il mio? Sono forse condannato alla solitudine. Quello che mi sembra strano è che Bianca abbia minacciato di togliermi Patti. No, invece a me non sembra per niente strano. Non solo, io credo che Bianca abbia sempre saputo che Patti è figlia di Leandro. Sì,
Anch'io lo penso, l'ho sempre pensato, ma non capisco. Come fa a esserne certa? Perché lo afferma con tanta sicurezza? Come l'ha saputo? Come fa a saperlo? Ti assicuro, Ashley, che se Bianca si avvicina a Patty la pagherà. La pagherà. Vedremo. La verità è che se prima non avevo chance con Patty, ora che piace a Bruno e Gonzalo avrò meno possibilità che mai. Chissà. Posso dire una cosa? Sì. A me sembra molto, ma molto strano che a loro piaccia davvero Patty. Vedi, perché ti sembra strano? Patty è bellissima. No, non fare così. Perché trovo strano il modo in cui è successo tutto. Ultimamente noi siamo sempre stati insieme a loro. E com'è che non hanno mai detto una parola? Beh, magari è solo perché non abbiamo confidenza, Alan. Giusto. Beh, a proposito di confidenza, ragazzi, posso dirvi una cosa? Ma vi prego che non esca di qui. Su di noi puoi contare. Ecco, è da un po' di tempo che provo anch'io qualcosa per qualcuno e... E sicuramente a voi sembrerà molto strano, perché io e lei non abbiamo molto in comune, non so, non ci parliamo mai. Puoi arrivare al sodo? Ok, va bene. Mi piace Caterina, ragazzi. Caterina? Vi stupisce? No, a me fondamentalmente non stupisce, perché in fondo Caterina è un tipo. Cioè? È bruttina? Beh, sì. Cioè, a me non piace, ma in fondo deve piacere a te, no? Perciò... Sì, a me piace molto. Però, beh, comunque, niente. Cosa niente? Niente, non farò niente. Sono molto contento per il nostro gruppo e non voglio complicarmi la vita con le ragazze. Giusto. Fai bene. Lascia perdere, Alan. Sono d'accordo. Sono rimasto sorpreso dalla reazione di Carmen. Quello che mi ha detto, insomma... Più che altro quello che non ti ha detto. Già, sì, hai ragione. Senti, è evidente che Carmen non vuole che voi vi sposiate. Sì, sì, però questo non la autorizza ad inventare queste storie, no? Chissà se poi l'ha davvero inventata. Magari ti ha detto la verità e dopo se n'è pentita. Ma perché dovrebbe pentirsene? Non lo so, io non ne ho idea, ecco. Devo scoprire cosa c'è di vero e cosa di inventato in questa storia. Devo scoprirlo subito. Allora, ragazze, che mi manca per diventare una popolare? Ah, Caterina, tesoro, come spiegartelo? Per essere una popolare dovrai fare sempre tutto quello che ti diciamo. Certo, ma non spaventarti, è una specie di prova che devi superare, capisci? Beh, per dirla meglio, è una sorta di battesimo del fuoco, o qualcosa del genere. È come una cerimonia di iniziazione che facciamo quando una persona nuova entra nel gruppo e tu sei nuova nelle popolari. Ti senti pronta? Prontissima, ragazze, ditemi solo che cosa devo fare e io lo faccio. Sei proprio sicura di aver sentito bene? Sicurissima, Bianca. Se c'è una cosa buona che ho preso dai miei genitori sono le orecchie. Sono una specie di radar, captano tutto. Leandro ha detto, scoprirò cosa c'è dietro tutto questo. È un fatto grave, significa che non si fida di te. Sì, però io ho parlato con Carmen. Non credo che ti abbia dato retta, per me. Ma che cosa dovrei fare? Devo trascinarla per i capelli. Che guaio, Leandro non deve scoprire che sto con lui per interesse. Ma allora che cosa possiamo fare? Ditemelo, per favore. Non so voi, ma a me qualcosa verrà in mente. Se io non ho l'amore, ci sono! Che cosa? Parla, che vuoi fare? Una telefonata. Una telefonata a chi? A Gustavo. Gustavo chi? Gustavo Bermudez. Oh, Gustavo Bermudez! Ciao Gus, come stai? Andres, ciao, come stai? Sì, è da Pelito che non ci si vede. Pelito! Senti una cosa. Beh, non potevo venirti a trovare perché vivi a San Martín de los Andes. San Martín de los Andes! Sai perché ti disturbo? Perché dovrei chiederti una cosa su una telenovela che hai fatto. No, non è Sheik, un'altra. È Sheik! Un arabo! Che bello! Allora, ragazze, eccomi qui. Mi hanno mandato da voi perché raccolga informazioni e poi gliele riferisca. Dunque, quelle sempliciotte ancora non si fidano? Eh già, pare proprio di no. Ma ragazze, non ci sono dubbi. E dimmi, Caterina, la storia di Bruno e Gonzalo è vera o è inventata? Senti, io credo che sia vera. Come credi? Come credi, Caterina? Io ti mando per ottenere delle risposte, non dubbi. Ah, scusami, Antonella, ma sai, io cerco di fare tutto quello che mi chiedi, ma a un ma certo punto... Ma non è punto... sufficiente, cara, non mi basta. Sì, ho capito, Caterina, però... basta. Fa attenzione, perché ti dirò esattamente che cosa devi fare. Ok. Beh, ovviamente non puoi dire a Ines che sono suo nipote. Nipote e figlioccio. Sì, figlioccio, sì. Comunque stiano le cose, è evidente che non gliene è mai importato. Beh, però ora sì che le importa.
Mi sembrava molto pentita, Chicco, veramente. Ti rendi conto? La tua madrina è tua zia. E poi magari non è così cattiva come pensavi che fosse. Dai! No, non lo so, è molto complicato. È molto complicato. Ines non deve sapere chi sono. È proprio come vi dico, ragazze. Davvero? Sì, certo, ve l'assicuro. Non avevo mai visto Antonella così depressa. Perfetto, se lo merita. Sì, ma perché è depressa? Perché le piace Bruno o cosa? Ma no, io credo sia perché si è sentita umiliata da Patty, no? Proprio quello che volevamo. Ora, ditemi una cosa, la storia di Gonzalo e Bruno con Patty è vera oppure... Ma certo che è vera! E sono proprio contenta che a Tontonella questo abbia dato fastidio. Dopotutto è quello che noi popolari vogliamo da sempre, no? Va bene, ne parliamo dopo. D'accordo. Tienimi al corrente di tutto, qualsiasi cosa. Chiamami in clinica o cercami... Sì. Come state, ragazzi? Sì, dottore, si sposti, Paolo, che dobbiamo andare. Forma, che bello. Va a controllare il bagno, voglio che lo sistemi. Dottore! Guardi un po' che macchina! Santo cielo, ma chi arriva? Britney Spears? Winona Ryder? Anthony Hopkins? Alabado sea Allah! Ma stico anche un po' d'arabo. Mi chiamo Tamir Al-Hassan. Sto cercando il mio grande amore. Ma perché grida? Da quelle parti gridano tutti. Sta cercando il suo grande amore? Sì, so che vive nel quartiere. Lei si chiama Bianca. Bianca Lama. Lei la conoscere? Bianca? Sì! Sta parlando di Bianca? Parla forte, altrimenti non sento. Sta parlando di Bianca? Sì, lei la conoscere? Sì, io la conoscere. Ah, deve essere un tipo importante, eh? Deve avere un sacco di... E così ho detto a Bruno e Gonzalo di smettere di litigare per me. Capito? Comunque era tutta una finzione, no? Sì. Fa parte del piano ideato da Giusy per far arrabbiare Antonella. Mi piace molto il piano di Giusy, mi sembra perfetto per far ingelosire Antonella. Tu credi? Sì, perché quella ragazza ha fatto tante di quelle cattiverie che le farà bene sopportarne qualcuna sulla sua pelle. Vuoi sapere la verità, mamma? Certo. In realtà non lo faccio per far arrabbiare Antonella. No? E perché lo fai? Perché mi dispiace per come si è comportata con Bruno. Lui era molto innamorato di lei e lei l'ha lasciato per Mattias senza dargli neanche una spiegazione. Per questo motivo lo faccio. Lo vedi che ho ragione? Qualunque sia il motivo per cui lo fai, Antonella se lo merita. Quella ragazza deve rendersi conto che non può calpestare gli altri. Guarda, se potessi le darei io una lezione. Mamma, non lo fare. No. Non intrometterti, perché io so cavarmela da sola, d'accordo? Sì, è meglio, sì, meglio così. Va bene, adesso vado a portare fuori Mati, posso? Fallo uscire, sì, ciao. Ciao, Mati, fa attenzione, eh. Ciao, tesoro. Ok, sì. Sei coperta bene? Sì, non preoccuparti. Sì, avanti. Chi è? Sì. Sì. Che fai così, Andres? Che fai? No. Non sono Andres. Chiamami Nano. Sei un nano? No, è il mio nome, Nano. Di qua. Permesso? Sì, prego. Si accomodi. Bianca sarà qui da un momento all'altro. Quindi, come dice lei, conoscere signorina Bianca? Sì, certo, Bianca è la mia futura sposa. Oh, che cosa meravigliosa! Silenzio, per favore. E perciò lei è il futuro marito di Bianca? Sì. Che coincidenza! Scusi, perché una coincidenza? Perché mi trovo qui? Perché ho saputo che Bianca si sposa. Ma io non voglio che Bianca si sposa, perché lei è il mio grande amore. Vogliamo farla finita, Paolo, per favore. Sì, continui. Io lotterò per Bianca. Farò qualsiasi cosa per avere suo amore. Quando parla di lottare in che senso? Oh, signore, deve scusarmi se le dico queste cose, ma io sono molto innamorato di Bianca.
Lei è il mio eterno amore, da sempre. Sì. Ciao. Ciao. Tamir! Tamir, Bianca! Ah. Sono Tamir! Ah, lei si può sbagliare il mio nome! Tamir! Ciao, amore mio! Tamir! Che fai qui, Tamir? Sono venuto a cercarti, Bianca, per portarti con me negli Emirati Arabi. Ah! Che cosa dici, ah? Perciò Antonella sta male sul serio? Sì, sì, sta davvero molto male, ma perché me lo chiedi? Vuol dire che Caterina diceva la verità. La verità? Che verità? Eh? Quale verità? No, niente, niente, cose mie, lascia stare. Ok, sì, cose tue, ma io spero solo che tu non stia combinando qualche guaio dei tuoi, Josie? No, no, Mattias, quando mai? Ragazzi, che sorpresa! Ciao! Che fate da queste parti? Stavamo andando alle prove e abbiamo pensato che forse ti andava di accompagnarci. Ehi, ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Io vi lascio soli, vado in camera mia. Che cos'ha tua sorella, Mattias? Sta male perché a Gonzalo piace molto Patti, per caso? Non lo so, non mi ha detto niente. Allora vieni con noi? Ok, andiamo. Andiamo. Forza! Sì. Sbrigati, forza! Non è affatto facile essere un domatore di balene. Domatore di balene? Certo! Cosa credi che faccia, nano? Che ne so, cosa fa nano? È un domatore di balene, un domatore di qualsiasi cosa. Squali, delfini, saraghi, ricci, di tutto, qualsiasi creatura che viva nel mare. Uno sguardo, basta uno sguardo e per me quegli animali non hanno segreti. Uno sguardo e pic, è mia, guarda, eccola. È rimasta immobile. Ah. Adesso ti mostrerò il salto nano, il più famoso, il più originale. Tu devi farmi un favore. Fammi un favore. Quando te lo dico, lanciami la balena. Pronta? Che vuoi fare? Ti farai male. No, 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 tu stai pronta, preparati. Lancia la balena! Prendi! 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 Visto? Che te ne pare? Bella, no? E ora che mi dici? Non dici niente, perché sei rimasta senza parole, muta come una balena, la balena di nano! Io non ti amo, Tamir. Tamir, Bianca, Tamir. Tamir, però io non ti amo perché il mio cuore appartiene a un altro. Un altro? A chi appartiene il tuo cuore, Bianca? All'uomo che hai appena conosciuto. Leandro, Leandro è il padrone del mio cuoricino. Leandro per me è l'uomo più incredibile del mondo. Ma Leandro, Bianca, Leandro non può offrirti tutto quello che posso offrirti io. Ah, e sentiamo, cosa hai da offrirmi, Tamir? Tamir, Bianca, Tamir. Tamir. Milioni! Milioni di dollari! Ah. Petrol dollari! Euri! Franchi svizzeri! Patacon! Ah, quello tutto. Che vuoi, Bianca! Ciò che vuoi! Tante, tante cose! Sei gentile, però no, a me! Non interessa il denaro, Tazis, no! Tamir! Bianca, Tamir! Tamir? Possiedo anche perle! Perle possiedo no! Possiedo perle raccolte dai miei stessi no, sudditi no, in no, fondo no, al mare! Le perle no, grazie! Rubini, rubini, diamanti! No. E un matrimonio degno di una regina! No! No, 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 no! Qualsiasi donna vorrebbe essere al mio posto! Tacin, però no! Io no! Io appartengo a Leandro! Io amo lui! Lui è l'uomo della mia vita! Mi dispiace, Tacin, però è un no! A che stai pensando? Sto pensando che in qualche modo questo va a favore di Bianca. Se lei agisse per interesse, fuggirebbe sì. con l'arabo e non con me, no? In lui ha molti più soldi, molti di più. È tutto molto bello, l'arabo è fantastico, però io devo proprio andare. Come? Scusa, perché? Nel senso che lui è un gran simpaticone, però io adesso sì, devo sì, andare. Sì, devo allora... andare ecco. No, 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 ti prego, non te ne andare. Ti invito al ristorante, quello che ti piace, ti invito a lì. A cena al... Sì, a quello, andiamo lì. Dove vuoi tu, ma non lasciarmi solo stavolta, ti prego. Ricordatelo, ricordatelo. E poi dici che non ti ascolto, non ti ascolto. Però ci sono sempre quando sì, hai bisogno sì, di me, eh? Sì, questo è ricordatelo. Vero. Bevi questa tisana al tiglio, Andres, ti farà rilassare. Ma io sto bene, non sono nervoso, va tutto bene. No, nervoso no, però magari sei un tantino su di giri, no? No, no, perché lo dici? Secondo te, l'altro giorno un cavallo, oggi una balena. Perché non lasci perdere la recitazione e ti butti direttamente sulla veterinaria? Perché hai una certa affinità, mi sembra, davvero, te lo dico da amica, da... come confidente. Carmen, Carmen, io non riesco a dimenticarmi di te. Non ti rendi conto che potrei dimenticare qualsiasi cosa nella vita, tranne che te. Il tuo sorriso, che è la cosa che mi dà il motivo di farmi alzare tutte le mattine. La tua voce...
che ciò che scandisce i battiti del mio cuore. Il tuo sguardo, profondo, penetrante. Lo sguardo che mi ricorda in ogni istante ciò che amo di questa piccola creatura. E ciò che amo di te. La creatura che è venuta a dare un senso alla mia vita. Ehi, che mi dici a questo punto? Che mi dici? Di andare, Andres. Di andare a casa tua. Mettiti a letto, tranquillo, riposati, un pasto leggero. Ti metti sotto le coperte e magari questa testolina si sarà calmata, no? E sono sicura che sarai pronto a ricominciare. Andres? Sì. Stavi dimenticando la balena. Sei sicura di quello che vuoi fare, giù? Sì, certo, Tamara. Ok, va bene. Brava, sicura con convinzione. Vediamo. Caterina, devi fare quello che dice Giusy. Caterina, devi fare quello che dice Giusy. Ah, ciao, Caterina. Ciao, Giusy. Che bello che sei venuta. Entra, tranquilla. Ok. Ciao, Caterina. Ciao, Tamara. Ciao, vieni, siediti. Beh, perché mi avete fatto venire? Che cosa succede? Coraggio, Giusy, diglielo. Allora? Vogliamo che superi un'ultima prova per diventare una popolare. Ah, oh, un'altra prova? Sì. Sì, un'altra. Che cosa c'è? Non sei disposta? No, certo che sì. Voi ditemi che cosa devo fare e io lo farò. Ok. Devi andare a parlare con mio fratello. Sta a casa di Bruno e Gonzalo, nel garage dove stanno provando i ragazzi del gruppo. Va bene, e cosa gli dico? La verità. Va bene, ma quale verità? Che Antonella aveva scommesso con le divine che Bruno e Gonzalo avrebbero litigato per lei. Devo dirgli proprio così? Sì, questo. Ah, e anche che Antonella ha sempre saputo che Patty era Cleopatra. No. Ragazzi, io questo non posso proprio dirlo. E perché non puoi dirlo? Perché questo è troppo, ragazze, ecco. È un vero peccato. Perché non ci sarà nulla e poi nulla che ti farà diventare una popolare. No, purtroppo devi scegliere, Caterina. Non c'è tempo. E allora? Che decidi? Il fatto è che devi sapere quello che mi hanno chiesto di fare le streghe. Beh, che ti hanno chiesto di fare, sentiamo. Beh, dicono che è l'ultima prova e se la supero posso già considerarmi una delle popolari. Ok, bene, allora fallo, carina. No, devi assolutamente sapere di che cosa si tratta. No, vediamo di capirci. L'unica cosa che mi interessa è che tu lo faccia e che riesca ad integrarti in quel gruppo di disperate, perché devo sapere che cosa stanno tramando. Va bene, però... No, basta, smetti di cercare scuse e vai a fare quello che devi fare, mi hai sentito? Ok, ne sei sicura? Sicurissima? Sicura come sono sicura di essere The Best of the Best, perciò vai e fallo, mi ha sentito? Vai! Okay. Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de uno y lo mandé a pasear. Me pidió disculpas, muy desesperado, y yo le grité, borrate, tarado. Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque hay música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. Cuando lo he visto con quella balena di gomma gonfiabile, ti assicuro che non credevo ai miei occhi, Ashley. Ho pensato, quel tipo sta male. Ah, ma è chiaro, Carmen. Quel ragazzo ne combina una al giorno. Sì, fuori di testa. Io ne sono davvero convinta. Oh, meno male, Ashley, che sei venuta. Come sei rimasta con Esteban? Vieni a prenderti qui? No, mi ha detto che stasera andava a cena con Leandro. Oh. Ah? No, è una buona notizia quella che mi hai dato. Perché ora che so che Leandro non c'è, approfitterò per andare a parlare con Bianca. No, aspetta, Carmen. Perché vuoi parlare con Bianca? Per diversi motivi. Primo, voglio che mi spieghi perché ha detto quello che ha detto su Patty. E secondo, visto che è stata la fidanzata di Andres ed è amica di Andres,
perché l'aiuti, perché non so, perché faccia qualcosa, gli consigli di farsi curare, magari a lei darà ascolto e... perché quel ragazzo si metterà nei guai, Ashley. Ricorda quello che ti dico, si metterà in un mare di guai. Sto muriendo de pena, por no poderte besar. Me gustaría que sepas que no te quise hacer mal. Yo solo quería un poco más, caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más y no me lo quisiste dar. Solo quería un poco más y no me lo quisiste dar y no me lo quisiste dar. Grandiosa, siete migliorati tantissimo, ragazzi, siamo siete proprio bravissimi. Bravissimi. Grazie. Questa è solo una prova, mi immagino già con il video e tutto il resto. Occhio, L'ho sempre detto che eravate fenomeni. Complimenti, ragazzi, molto bene. Grazie. Molto bene. Grazie, continuiamo ragazzi. Così, bene, ragazzi. Bene, ragazzi, adesso festeggiamo. Ho portato qualcosa da mangiare. Perfetto, una fame da lupo. Io esco un minuto e torno. Vi lascio la chitarra, mi raccomando, trattatela bene. Io ho una fame, ragazzi. No, prima aspetta, suoniamo ancora. Vogliamo mangiare. Servite a mangiare qualcosa, no? Vogliamo mangiare. Ciao, c'è Mattias? Certamente, è qui Mattias. Sì, vieni, ti voglio. Ciao ragazzi. Tutto bene? Bene, tutto bene. Sono contenta. Caterina, che sorpresa. Io vado, Sì, ok. Torno subito. E dovrei parlare con te. Cosa c'è? Devo dirti una cosa a proposito di Antonella. Allora, vediamo chi delle due preparerà un buon manicaretto per festeggiare l'ospite di riguardo che abbiamo stasera. Bianca, io esco con Esteban. Noi usciamo, andiamo a cena fuori. Tesoro, non mi lascerai sola con Tapizza. Te lo chiedo per favore, Lea. Tamir. Va bene, con Tamir. Per una volta che abbiamo un ospite così importante, bisogna preparare qualcosa di buono. Chi cucinerà? Io non sto bene con lo stomaco, ho lo stomaco scombussolato. Sto male con lo stomaco, ho lo stomaco scombussolato. Ho voglia di vomitare, di rimettere. Ho voglia di vomitare e di rimettere. Io che posso preparare la tavola, ma non posso cucinare. Ma non può cucinare. Ma no, è ovvio, lei non può fare niente, come al solito. D'accordo, me ne occuperò io, permesso? Prego. Con il suo permesso, signor Tamir. Arrivo, arrivo. Devo accettare, purtroppo, di essere stato sconfitto. Ma è necessario che ogni volta che quest'uomo parla Paolo canti? Beh, non lo so, si vede che gli viene naturale, no? Per entrare nel clima crea una specie di sottofondo. Prego, continui, sì. E devo confessarle, Leandro, che la invidio. La invidio infinitamente. No, non si preoccupi. Non è preoccupato, Leandro. Dice solo che ti invidia. Che ti invidia per la donna che hai accanto. Beh, scusa per il momento che ti sto facendo passare. Ma tanto tu non sei geloso, meno male, perché altrimenti... Perché altrimenti cosa? Non lo so, se fossi geloso come me ne faresti una tragedia e la cosa finirebbe poco civilmente. Sì, certo. Uomo di poche parole, Leandro, eh? Sì, di poche parole, sì. Poche, talmente poche che temo che una volta in chiesa lui non pronuncissi. Scherzo. Vado io. Con permesso. Mattia! Salve, Bianca. C'è Antonella? Sì, entra. Sta sopra in camera sua. Ok, grazie. Entra, prego. Salve, buonasera. Salve, abbiamo un ospite di riguardo. Come stai? Lui è un amico di mia figlia, di Antonella. Che carino, Ti avete fatto quello che ti abbiamo detto? Sì, Patty, non ti sembra geniale? No, ragazze, per niente. Non sono d'accordo. Non mi piace quello che avete fatto. Ma come non sei d'accordo? No, io non sono d'accordo. Non farei mai niente che potrebbe far soffrire Mattias. Sentita arrivare. Che bello che sei qui. Il mio umore va già molto meglio e mi sento divina come al solito. Perché mi stai guardando così? Come vuoi che ti guardi, Antonella? Perché non mi hai mai detto nulla?
Non ti ho detto nulla di che. Di che cosa stai parlando, Mattias? Mi riferisco alla scommessa che hai fatto con le tue amiche. Di questo sto parlando. Tu mi fai paura. E dimmi, Tami, hai ancora quelle centinaia di pozzi di petrolio laggiù nel Golfo, nel Persico? Certo, Bianca. Ah, che bello. Possiedo esattamente 454 pozzi di petrolio. Ah. Da uno zio che è morto, da cui ho ereditato altri 115 pozzi. Oh. Così ora possiedo in tutto oltre 600 pozzi di petrolio. Che opulenza! Vero, Leandro? Sì, sì, molti pozzi, davvero molti pozzi. E presto, Bianca, erediterò le miniere di Re Mida. Le miniere di chi? No, ma questo Re Mida non è quello che tu conosci. Ah. È anche uno mio zio che... Ah. Che è così bravo negli affari, Bianca, che qualsiasi cosa lui tocca la trasforma in oro. E le miniere del Re Mida... sono le donne del suo harem. Sono le ragazze più belle di tutti gli Emirati. Sono meravigliose, meravigliose. E mio zio regala loro gioielli, auto importate, TV al plasma, di tutto. Che bello, perché sarai tu l'unica erede delle fortune di tuo zio. Certo, Bianca. E non soltanto la sua fortuna, inoltre erediterò anche il suo harem. Ma guarda! Alla porta! Certo, alla porta. Sì. Ma come c'è aprire. Tuo zio con te? Insomma, scusa, non per essere indiscreta, ma magari succede... Oh, è vecchio, ha 92 anni! È attaccato a pochissime speranze. Che vuoi? Che vuoi? Qui ci sono grossi affari in corso. No, ma io devo via, parlare, devo tutto. Parlare! Carmi, mi seguirai? Vattene adesso! Salve, scusate! Marcello! Che ci fai qui? Fondo al corpo.